Amici sportivi, un cordiale benvenuto da Marco Cattaneo e Mario Scartabellato. In collegamento dal Pallacremonese di Crema ricomincia il campionato di basket di Serie B con la palla rinnovata Pallacanestro Crema che affronterà la Lissone Interni Bernareggio, un incontro sicuramente non facile per una squadra rinnovata per 9 decimi, è rimasto dall'anno scorso soltanto il capitano Pietro Del Sorbo, contro una formazione sì neopromossa ma con parecchi ragazzi di talento provenienti dal settore giovanile di Milano e soprattutto affiatatissimi, praticamente un solo inserimento quello del centro di Cruiu. Allora Mario, già un pochino introdotto i temi principali della giornata, Crema che affronta una squadra molto rodata che già da un anno gioca, i cui giocatori giocano già da un anno tutti assieme. Sì, che è l'opposto esatto di Crema, che ha cambiato 9 giocatori, compresa la gestione tecnica, che al posto di Valdiraghi c'è coach Salieri. Una squadra comunque che si è allenata molto, si è allenata bene, ha fatto molte amichevoli. Sarà una sorpresa un po' per tutti, vediamo. Vediamo, intanto ci stiamo preparando alla palla 2. Pallone conquistato da Ruiu. Adesso De Bettin, playmaker già visto a Crema in maglia Urania. De Bettin contro Peroni. Ruiu cerca l'entrata, gli viene impedita, ancora Peroni su De Bettin, c'è il fallo. Fallo probabilmente di Peroni, sì, così è. Abbastanza incredulo Michele Peroni. Ancora 14 secondi per l'azione della Lissone Interni Bernareggio in maglia rossa. Ruiu va alla conclusione da fuori, buona mano. L'ala centro ex Desio la mostra subito con una tripla. Paulin, Peroni, Amati perde il pallone per l'intercetto di D'Ambrosio. Ancora De Bettin, il pallone che arriva poi a stesso D'Ambrosio. Eppure lui 2,9 m, ma buona mano anche da fuori. Sì, due pick and roll sfruttati molto bene lì. Bisognerà decidere se uscire, non lo so, adesso vediamo. Fatica un po' l'azione offensiva di Crema, ma trova la tripla. Primi tre punti portati da Massimiliano Ferraro. Adesso Ruiu fa sportellate con Amati che lo costringe a girare al largo, ruba il pallone poi Daniello, ottimo intercetto, 3 contro 1, Daniello va fino in fondo, canestro e fallo. Giocatore di presenza fisica e di gran difesa, ha mostrato tutto il suo talento Andrea Daniello. Sì, lui è uno, pur essendo giovanissimo, degli esperti di questa squadra. Ottimo intercetto difensivo. Adesso Crema è più aggressiva su questo pick and roll. Al momento una palla rubata. E siamo 6 pari. Pallone portato in avanti da Simone Vecerina, nuovamente da fuori, sbaglia questa volta D'Ambrosio. E rimbalzo di Paolin. Peroni, Amati, Ferraro, ancora Paolina, lo spazio per il tiro, lo prova e lo mette. 9-6, parziale 9-0 per Crema dopo il 6-0 di Bernareggio. Peroni ringhia su De Bettin, adesso ha lo spazio Vecerina per tirare, ne approfitta subito, tripla di Vecerina. E insomma, ci aspettavamo una partita tirata e veloce, la stiamo vedendo. Sì, per adesso precisione a livelli estremi. Peroni
stava cercando di sfruttare i 6 centimetri Paolin contro De Bettin, non è riuscito però Peroni a dargli il pallone, ma trova il canestro personale Michele Peroni, 11-9. Ancora De Bettin, si fa vedere, riceve Restelli che va al tiro e trova ancora la tripla. Quattro su cinque da tre per Bennareggio. Sì, sì, per adesso precisione incredibile, vediamo. Peroni cerca di ripetere l'azione precedente, il pallone per Ferraro che però fallisce la tripla. Amati conquista un bel rimbalzo, lo strappa ad Ambrosio, adesso la palla per Paolin, c'è un fallo. C'è un colpo ricevuto da Ferraro che viene subito sostituito da Poggi. Giovanni Poggi, una preparazione. E qui c'è il fallo di De Bettin su Paolin, dicevamo di Poggi, una preparazione funestata da problemi fisici, segnatamente al tallone, giocatore che non può quindi essere al massimo della forma. C'è il secondo fallo intanto giustamente di De Bettin, che si accomoda in panchina e entra Bortolani al suo posto. Paolin contro lo stesso Bortolani appena citato. Peroni sfrutta il blocco di Amanti, Peroni si incunea, va a canestro, appoggia a quel punto facilmente, ma azione molto ben costruita da Crema. Vecerina chiama lo schema, Daniello su di lui. Vecerina, portatore di palla totalmente diverso da De Bettin, giocatore che può sfruttare anche il fisico, tira e fallisce dalla linea dei 6,75 d'Ambrosio. Pallone per Poggi, Poggi prende il tempo a Ruiu, ma non riesce a concludere l'azione, c'è il pallone che sarà ancora per Crema. Si è incuneato bene in area Poggi, ma non è riuscito a trovare lo scarico. Rimessa per Daniello, Daniello trova Peroni, Amanti, pallone sotto per Poggi contro Vecerina, Poggi sfortunato, il pallone che danza sul canestro, esce, la palla per Crema. Primi 5 minuti di partita che stanno mantenendo le promesse di un incontro spettacolare tra due squadre giovanissime, forse le più giovani del novero degli iscritti al girone B. Peroni ancora segno, peccato per quell'unghia sulla linea dei tre punti, la distanza era sempre quella, però ha toccato la riga. Sì, però ottima giocata, il suo uomo si stacca probabilmente per evitare pick and roll, ma per adesso lo sta pagando sempre. Passo in partenza di D'Ambrosio, e per essere passi con le nuove regole vuol dire che era proprio evidente. Sì, ha mosso chiaramente il piede perno, è molto alto, poi i giocatori molto alti hanno la sfortuna di far vedere più degli altri quando c'è questo movimento non chiarissimo. Ecco Poggi, quindi Daniello, Peroni va immediatamente alla conclusione da tre, la trova, mano caldissima per Michele Peroni e Crema allunga sul 18-12. Porta palla Bortolani, quindi Ruiu è chiuso ma trova lo scarico per Baldini, Baldini alla conclusione, poi ci va Bossola, giocatore più esperto delle fini di Bennareggio. Il rimbalzo scappa dalle mani dei giocatori maglia rosa-nero, quindi sarà ancora rimessa per gli ospiti. Fuori, bel pallone per Ruiu, ha tutto lo spazio, ma fallisce il tiro aperto. Bel pallone sotto per Baldini, dopo che però Poggi era stato impossibilitato a difendere per un colpo ricevuto, probabilmente involontario.
Peroni, Amanti, Poggi, Paolin, pick and roll di Paolin, pallone per Amanti, una finta di Amanti, non riesce a trovare la conclusione, la palla è poi recuperata da Baldini, Bortolani in angolo, il pallone per la conclusione vincente di Restelli. Venareggio che si rifà sotto, 18-17, partita intensissima senza un attimo di sosta. Poggi, Peroni, frutta il blocco di Amanti, quindi Daniello, Poggi in angolo, va via sulla riga di fondo, Poggi, due punti per lui, forse anche fallo. Beh, per adesso partita bellissima, devo dire percentuali inaspettate di Bernareggio, davvero bravissimo. Si libera bene, va alla conclusione vincente Baldini. Finta riuscitissima del numero 28 e adesso c'è il fallo fischiato a Bortolani. Esce Restelli e fa il suo ingresso Giardini sul terreno di gioco. La rimessa che premia Daniello, quindi Peroni, Amati, la conclusione di Paolin dalla grandissima distanza, altri tre punti per Francesco Paolin. Pallone quasi recuperato da Peroni, tuffo disperato, a palla che resta a Bernareggio. Adesso Ruiu perde il tempo per il tiro, bella difesa di Daniello, costringe alla forzatura Baldini. Palla recuperata da Crema, 23-19. Peroni, Daniello, si incuna in area, gran pallone per Amanti, fallisce l'appoggio. A quel punto facile, Amanti fosse sorpreso al passaggio, gran recupero di Paolin che subisce il fallo di Bortolani. Grandissima intensità, tra poco avremo il fiatone anche noi, Mario. Sì, bellissima partita, due attacchi davvero buoni, anche l'ultima azione di Crema era comunque consigliata benissimo. Poi ci sta, non sbagliare. Non è che le difese non facciano il loro lavoro. Ma no, sono gli attacchi che stanno prevalendo. L'importante è che con un errore così non demoralizzi nessuno, perché comunque sono ragazzi molto giovani, ci sta. Davvero bene Bernareggio in attacco, devo dire una partita, una percentuale di tiro stratosferica. La rimessa di Daniello su Paolin. Peroni, il blocco di Poggi, Daniello si stringe la difesa su di lui, finta di Peroni in angolo per Poggi. Poggi, grande entrata, bel canestro di Giovanni Poggi. Zona di Bernareggio. La zona di Bernareggio immediatamente punita. Ruiu, bello scarico per il capitano Bossola. Due punti facili, qui si poteva fare qualcosa di meglio. Non lo so, probabilmente il piano partita è non uscire, però stanno segnando sempre. Vabbè, vediamo adesso sul cubo per l'ingresso il capitano del Sorbo. Qui la zona si dimentica totalmente dell'ingresso centrale di Daniello. Troppo facile per Andrea Daniello questo canestro. Va bene, c'è quel doppio taglio preparato in allenamento. Il giocatore davanti della zona, cioè non ci credo, il giocatore davanti della zona segue il primo taglio e si libera un po', però ragazzi qui cioè, siamo in prospettiva 100 punti. 5 punti consecutivi per Bossola in maglia rossa, taglio per Amanti, pallone che sarà ancora per Crema, esce lo stesso Amanti, entra Del Sorbo. Sarà Poggi adesso a sgomitare sotto le plance. Quintetti bassi per entrambe le formazioni. Sì, Crema non può fare altrimenti,
Bernareggio sinceramente non so come sia. Bernareggio che è tornata uomo. Sì, no, ritorna a zona adesso, uomo sulla rimessa, gran recupero di Del Sorbo. Pallone che non entra due volte consecutive. Giardini ha ceduto il pallone a Vecerina, Vecerina vuole Ruiu. La conclusione allo scadere, palla che esce, finisce il primo quarto 27-25. Bellissima partita. Sì, qua alla fine Crema aveva tre falli da spendere, forse era il caso di spenderne uno. Per fortuna non è entrata. Non ha pagato dazio. Riprende l'incontro, la palla è per Francesco Paolin. Daniello, Vecerina su di lui, Del Sorbo, pallone per un attimo rubato da Baldini che però non riesce a trattenerlo in campo. Buono comunque l'intervento difensivo, il numero 28 in maglia rossa, sarà Michele Peroni adesso a rimettere il pallone in gioco. Si fa vedere ancora Paolin, ma è Daniello che riceve. Ancora Peroni, ha un attimo libertà, ma era spalla a canestro, Del Sorbo, entrata di Del Sorbo, poggia libero, il tiro a tre punti non entra, pallone recuperato da Vecerina, quindi Baldini. Adesso è Bossola sul pallone, quindi lo scambio con Giardini, Giardini, conclusione forzata che non trova il canestro, il rimbalzo da terra di Poggi, quindi Paolin. Peroni, pallone che non raggiunge Poggi, non si intendono Poggi e Peroni, palla persa da Crema, il pallone che ritornerà a Bernareggio, sempre 27-25. Difesa aggressiva, il pallone per un attimo rubato da Paolin, l'arbitro vede un tocco sul braccio. Non un buon fischio. Non ti è piaciuto il fischio? No. Secondo me era palla pulita e comunque non aveva protetto la palla, per cui... Vabbè. Sorride Paolin, dispiaciuto per questo fischio arbitrale che ha vanificato una buonissima azione difensiva. Esce Vecerina, il pallone che arriva però a Pastori, ancora Vecerina adesso in angolo per Bossola, Vecerina, Del Sorbo su di lui, Poggi a raddoppiare, Daniello, tiro forzato, la conclusione dei 24, rimbalzi Del Sorbo, contropiede che però viene stoppato immediatamente, è rientrata bene Bernareggio, quindi bisogna attaccare la difesa schierata. Peroni, Poggi, Del Sorbo, Paolin, ancora Del Sorbo, forse subisce un colpo, Paolin deve tirare, non trova la tripla allo scadere, rimbalzo di Baldini, sprinta Baldini ma tiene bene Peroni, trova poi un bellissimo assist per Giardini, buona azione di Bernareggio in questo caso. Sì. Ottimo movimento di backdoor, Paolin si è fatto sorprendere, vabbè ci sta. Siamo 27 pari, Crema che deve ancora segnare nel secondo quarto, si incunea a centro area, Daniello va a cercare e trovare il fallo di Pastori. Il lunetto Andrea Daniello. Fallito il primo tiro libero. Assegno il secondo. 2 su 3 dalla linea di tiri liberi per Daniello, unico ad andare in lunetta oggi. Sotto canestro lottano giocatori, c'è poi il fallo di Del Sorbo su Baldini.
un'azione di Pastori che ha ceduto la palla a Baldini, sul quale ha commesso fallo del Sorbo. Esce adesso Paolin, fa il suo esordio in campionato in maglia crema Mattia Molteni. Due su due per Giacomo Baldini e Bernareggio avanti 29-28. Molteni, Daniello, Poggi, pallone per Peroni. Peroni vuole il blocco di Poggi, lo ottiene ma capisce tutto Pastori, ancora Daniello, fallisce l'appoggio ma è Poggi a recuperare il pallone e subire fallo. Condizioni non perfette, però Poggi si sta facendo sentire. Sì, sì, lui non è un numero 5 di quelli classici, ma è un ottimo giocatore e a rimbalzo va convinto. Adesso è il momento in cui si sono alzate le difese, d'altro canto era impensabile che si potesse andare avanti con le stesse percentuali. Mi sembra che Crema stia un attimino rodando la fase offensiva in queste alcune azioni. Zero su due purtroppo per Giovanni Poggi dalla lunetta, resta avanti di un punto Bernareggio. Vecerina, Franco bollato da Daniello, sfrutta il blocco ma va a finire nella zona di Poggi che ha raddoppiato bene. Funziona bene però il raddoppio sul portatore di palla, Bernareggio fa sempre fatica nei primi secondi dell'azione. Sì, bisogna stare attenti a non far uscire la palla perché ovviamente loro sono organizzati e poi c'è un tiro coi piedi per terra, però è buono, è una buona idea. Conclusione fallita dal capitano Bossola, quindi Peroni dal Sorbo, Ferraro che è rientrato in campo, riceve bene sotto canestro, Ferraro cercava Peroni in angolo, non l'ha trovato. Per il buon intervento difensivo di Restelli, palla che sarà ancora per Crema, 11 secondi per andare alla conclusione. Pallone facilissimo per Del Sorbo, ingenuità della difesa di Bernareggio e naturalmente Del Sorbo intelligentissimo ed esperto a capire dove mettere. Sì, quella lì è una rimessa provata, una rimessa che dà sempre i suoi frutti. Becerina da tre punti, trova la tripla, 30 Crema, 32 Bernareggio. Poggi, Ferraro, sembra sempre un po' dolorante Ferraro. Sì, si tocca la spalla ma poi passa. Del Sorbo brucia sul primo passo Restelli ma non trova il canestro. Baldini subisce il fallo. Ferraro deve uscire e a questo punto difficilmente lo rivedremo sul parquet oggi. È una pessima notizia, incredibile, dopo 5 minuti. Il giocatore con più punti nelle mani, nelle file di Crema. Sì, lui è l'altro che può giocare sotto, dovrebbe essere una botta però vediamo che è dolorante, speriamo. Visto il tanto stretching col preparatore escluderei una botta purtroppo. Non lo so, vediamo. Assegno al primo tiro libero di Giacomo Baldini. Va anche il secondo. Esce lo stesso Baldini e rientra in campo Bortolani.
più 4 per Benareggio. Molteni trova Daniello, Daniello sfida la difesa ospite, non trova il canestro, non riesce a rubar palla Poggi. Adesso il contropiede di Benareggio, palla fuori, forse uno sfondamento su Dal Sorbo che lo chiede ma non lo ottiene, rimbalzo di Daniello, aveva cercato Vecerina di rubargli palla senza riuscirci. Peroni, ancora Dal Sorbo, Molteni, conclusione da tre fallita, era un buon tiro, peccato. Vecerina, Vecerina, conclusione più o meno la linea di tiro libero, il rimbalzo però è catturato e messo direttamente a canestro da Bortolani. Adesso Crema chiede time out. Partita che si è fatta più difficile per Pallacanestro Crema in questo secondo quarto. Sì, l'impressione è che si stia facendo fatica in difesa, alcuni accoppiamenti sono problematici e loro vanno a rimbalzo coi piccoli. Adesso comunque non è successo niente. Benareggio che è tornata a più 6 come nel primo minuto di gara. E Crema che adesso con un Ferraro meno matto e un Poggio al quale non si possono chiedere troppi minuti in campo, dovrà inventarsi qualcosa per restare attaccata alla partita. Si riprende, palla Peroni, Dal Sorbo, Daniello, va Peroni alla conclusione, fallita, rimbalzo che sarà per Crema. Molteni trova Daniello, quindi Peroni sotto Dal Sorbo, bella palla per Amanti che trova la via libera per il canestro. Peroni contro Bortolani, quindi Vecerina. Vecerina trova Amanti a fermarlo, la conclusione di Restelli. Rimbalzo di Dal Sorbo, spinge Dal Sorbo, ha un buon pallone, Molteni lo mette dentro e adesso è Benareggio a chiedere time out. Visibile la preoccupazione di coach Cardani di fermare l'inerzia vincente di Crema. Sì, ottima uscita dal time out di Crema, molto bene, due ottime difese, due buoni attacchi. L'impressione è che Crema sia obbligata alzare l'intensità difensiva perché Benareggio ha delle percentuali troppo importanti. Interessante anche il duello sulle due panchine con coach Cardani che ha tentato la strada della zona senza avere grande fortuna e, come hai detto, Salieri che ha un po' sfidato gli esterni di Benareggio al tiro, ma alla fine ha dovuto correggere via facendo questa impostazione difensiva. Sì, ovviamente non si può rimanere intensi per 40 minuti, bisogna fare delle scelte, però Crema a questo punto ha alzato l'intensità difensiva e così deve andare avanti a fare, perché abbiamo detto Benareggio ha 4 esterni e due lunghi che tirano tutti e due, per cui bisogna difendere anche fuori dalla linea di tre punti. Rimessa su Vecerina, tema che è andata a pressare molto alto, adesso tornano i giocatori rosanero a difendere il proprio pitturato.
Becerina trova D'Ambrosio ma gli ruba palla a Matti. Bella finta di Molteni che sprinta e dà un gran pallone a Del Sorbo, tripla in campo aperto del capitano e Crema che torna avanti. Becerina cerca di saltare Amanti, ce la fa, e fallo di Eugenio Amanti. De Bettin tornato in campo a dirigere l'orchestra in bianco-rosso, ma fallisce l'appoggio D'Ambrosio e qui col piede ferma un'azione pericolosa Ruiu. Pallone di Del Sorbo che stava per arrivare a Daniello lanciato in contropiede. Quarta difesa consecutiva vincente di Crema. Sì, abbiamo detto che Crema ha alzato il livello difensivo. Adesso bisogna vedere un attimo perché Bernareggio ha alzato il quintetto, vediamo. Peccato, pallone di Peroni che sbatte sul petto di Amanti. Bernareggio che porta palla con Giacomo Baldini, palla recuperata da Monina, De Bettin trova in angolo Restelli che però non riesce a trovare la conclusione, Ruiu da tre punti fallito e rimbalzo di Monina che deve uscire. Pallone recapitato ancora De Bettin, 7 secondi per Bernareggio. De Bettin si incunea, non trova l'appoggio, pallone che... pallone che è stato recuperato De Bettin, c'è il fallo di Monina. Beh, non esiste questo tipo di protesta, addosso l'abito non esiste. Comunque Crema deve lavorare di più anche con gli esterni a rimbalzo perché lì sotto si soffre tantissimo. Sì, stavolta è stata davvero dura, ma è il quinto attacco di Bernareggio che non va a segno. Qualche protesta dalla panchina di Bernareggio. Cambia nelle file cremasche, esce Peroni, rientra Paolin. Pressing alto di Bernareggio portato da Restelli. Pallone rubato da Giacomo Baldini che però non ha trovato nessun compagno a dargli una mano. Crema che ancora 8 secondi per trovare la conclusione, c'è il fallo però. Fallo fischiato a Lorenzo Restelli. Daniello, Paolin. Ruiu su Paolin, ma Paolin è troppo più veloce di Ruiu, lo brucia e va a canestro. Ha fatto male qui Bernareggio ad accettare lo scambio sul pick and roll. Sì, hanno cambiato, il problema è che adesso... Il problema per Bernareggio è che Crema in difesa sta giocando alla grande, gran palla rubata e canestro di Daniello. Sì, tre buone difese. Ci siamo fermati perché era un momento molto caldo dell'azione. Crema adesso sta pressando con quattro piccoli.
buona difesa, tre buone difese parziali, da meno 6 più 5. Abbiamo detto, questa intensità ovviamente non si può tenere 40 minuti, bisogna comunque... Manca un minuto e 45 all'intervallo, ce la possiamo fare ancora per 105 secondi. Sì, adesso poi voglio dire, Corsalieri ha esperienze da vendere, per cui sa benissimo come giocare queste cose. Però devo dire che per adesso, devo essere onesto, per una reggio superiore a quanto mi aspettassi. Dopo il fallo di Del Sorbo, Ruiu che rompe finalmente il ghiaccio per Bennareggio dopo più di 3 minuti. Fallito il secondo tiro libero, pallone strappato da Paolin che lo cede a Ciaramella. Molteni ha cercato De Bettini di portargli il pallone, lo recupera lo stesso Molteni. Qui pallone però non controllato da Paolin. Palla persa un po' banalmente da Crema, si arrabbia anche Cozzalieri in panchina. La rimessa di Restelli per De Bettini, 1 minuto e 25 al termine del primo tempo. De Bettin per Ruiu, Ruiu cerca Monina, c'è il fallo però fischiato a Ciaramella che cercava l'anticipo su Monina. E time out Crema. Cosa possono studiare le due panchine per raccattare qualche punto questi ultimi 78 secondi, che visto come è tirata la partita potrebbero essere decisivi alla fine? Beh, per Crema uno dei problemi è che è in bonus, per cui deve stare attenta perché ogni fallo sono tiri liberi. Bennareggio ancora un fallo da spendere, io credo che non cambierà niente dal punto di vista tattico in questo minuto e mezzo. La rotazione è molto lunga per entrambe le panchine, per cui adesso ho visto che Crema ha fatto un cambio, ha rimesso Poggi, d'altro canto sotto più di tanto non si può andare. Crema ha corso il campo aperto meglio di Bennareggio, contropiede sulle difese forti. Bennareggio va meglio a rimbalzo, ma come era prevedibile, per struttura fisica. Vediamo un attimo cosa decide adesso il Corsi. Prima ho avuto l'impressione che sulla prima inversione di Crema ci sia possibilità di attaccare il lato, anche Molteni prima aveva tutto il lato libero e loro adeguano molto quel passaggio lì laterale, vediamo se sarà ancora così. Fallito il primo tiro libero di Thomas Monina. A segno il secondo. Più 3 per Crema che sta manovrando il pallone da Ciaramella a Paolin. Paolin adesso supera la metà campo, c'è ancora Ruiu su di lui. Ciaramella, Poggi, prova D'Agnello. Paolin va dritto verso il canestro, non lo trova ma trova il fallo. Per la seconda volta Francesco Paolin pensato bene di sfruttare il mismatch a livello di velocità contro Ruiu e puntare dritto al ferro. Sì, era quello che dicevo un attimo fa, l'impressione che quando Crema fa l'inversione loro adeguino molto il lato forte e sul lato debole ci sia lo spazio per attaccare. Paolin l'ha fatto prima dal lato sinistro e adesso a destra, forse c'era lo spazio anche nell'azione precedente. Due su due per Paolin dalla lunetta. De Bettin sprinta, Paolin lo tiene bene, adesso il pallone per Baldini, quindi Ruiu contro D'Agnello, palla sotto per Monina, che però non trova l'appoggio, pallone scambiato tra Molteni e Ciaramella, adesso Paolin che vuole Poggi per il pick and roll, D'Agnello va al ferro, trova il fallo. Che giocatore, ragazzi. Vabbè, d'altronde l'abbiamo detto, giovane ma già espertissimo ed esplosivo.
ha una capacità di leggere le difese veramente unica, capisce quando è il momento, davvero bravo su queste cose. Assegno ancora D'Agnello dalla lunetta, Crema che allunga più 6, più 7. Bernareggio che attacca a 20 secondi dal termine del primo tempo, pallone per Ruiu, lo scambia con Baldini, ancora Baldini sulla palla. Pallone adesso per Bossola, c'è il fallo su Bossola. Fallo di Poggi. Uno su due per Bossola, ultimi 7 secondi, Paolin che punta ancora verso il centro dell'area, la stoppata su Poggi e finisce 45-39 il primo tempo. Ci sentiamo naturalmente per la ripresa, partita che continua ad essere bellissima. Prendiamo dal Palacremonesi. Pallacanestro Crema 45, Bernareggio 39. Dora Mario, abbiamo già detto, primo tempo bellissimo, due giocatori in maglia rosa nero in doppia cifra sono, mentre qui va a segno Bernareggio con Pastori. In doppia cifra Paolin e D'Agnello per Crema. Peroni, D'Agnello, conclusione vincente di D'Agnello. Baldini in post basso, lascia poi ancora Pastori fallisce il tiro, rimbalzo recuperato da Poggi. Amanti, ancora Poggi, non trova il corridoio per dare il pallone a Paolin che lo riceve adesso fuori area. Paolin, gran pallone per Amanti che deve solo appoggiare. E Crema va al massimo vantaggio, 49-41 più 8. Coccialieri che ha puntato un po' di più su muscoli e centimetri con Amanti e Poggi in campo assieme. Sì, ottimo raddoppio adesso. Sulla prima giocata sono usciti, Bernareggio è uscita bene dal raddoppio. Adesso c'è un tocco di Crema rimessa a Bernareggio, adesso il raddoppio è andato meglio. Dicevo, Salieri ha puntato un po' di più su chili e centimetri con Amanti e Poggi in campo assieme. Sì, per qualche minuto se li può permettere, poi si vedrà. Non trova il canestro Becerina, il rimbalzo di Baldini, Ruiu, c'è il fallo di Amanti su Ruiu. Ancora Bernareggio con De Bettin, il pallone scaricato da un lato all'altro dell'area cremasca, torna a Baldini, quindi Becerina deve tirare adesso, tiro forzato, buona la difesa cremasca. Sì, ottime le rotazioni stavolta, certo per questo tipo di difesa bisogna correre, c'è poco da fare. La corsa è una dote che di certo non manca a Crema. Adesso Paolin,
lo scarico per Amanti, che però non può andare a canestro, e Daniello a tirare da tre, fallire, ma il rimbalzo di Peroni. Peroni esce dal traffico in area, contro di lui Pastori, palla sotto, non riesce Paolin a trovare il tempo per la conclusione. Adesso De Bettin, tiro da tre, De Bettin fallito, il rimbalzo allungato da Pastori per Baldini. Su Baldini prova a ragionare, pallone che arriva a Ruiu, buon tiro da tre fallito di Ruiu, ancora Pastori e riesce a sporcare il rimbalzo e consentire ai suoi di prendere palla. De Bettin scarica ancora Baldini, Baldini da tre fallito, e meno male che Bernareggio ha di molto calato le proprie percentuali rispetto al primo tempo. Se andavano avanti a tirare l'80% da due, da tre sarebbe stato un problema. No che non lo sia, però almeno è un po' più semplice forse. Sfortunato Poggi, il ferro lo beffa. De Bettin va a scontrarsi con Poggi, il fallo è del numero 9 in maglia scura. De Bettin in lunetta, a segno il suo primo tiro libero. Fallito il secondo, rimbalzo di Amanti. Dal Sorbo, Amanti, Peroni. Daniello, grande entrata e sono ancora due punti per Crema. 51 Crema, 42 Bernareggio. Trovato a centro area Ruiu, ma gli ruba il pallone del Sorbo. Contropiede, 4 contro 2, pallone in angolo per Peroni, ma rientra bene la difesa di Bernareggio. Adesso bisogna giocare contro la difesa schierata, l'entrata di Paolin, il tapin che non va a Diamanti, pallone strappato ancora da Paolin che adesso subisce fallo. Attimo di sosta per asciugare il parquet. Si lotta su ogni pallone, però dalla fine del primo tempo Crema sta pazientemente allungando. Sì, adesso Crema sta tenendo in difesa, alla fine su quei punteggi così alti bisogna tenere un mezzo quarto in difesa e poi si vede. Primo vantaggio in doppia cifra, Paolin fallisce il secondo tiro libero, ma Crema recupera comunque la palla. Leoni Cremaschi ancora in attacco, 52-42 del Sorbo, Paolin. Chiudono bene adesso il centro dell'area, però lo scarico per Daniello che non trova il canestro. Ancora Bernareggio con Vecerina, quindi Baldini. De Bettin. Pallone lungo per Vecerina, si avvicina al canestro, Daniello contro di lui. Pallone scaricato per Ruiu, non trova la conclusione da tre, Ruiu il contropiede con Paolin che va a canestro, fallisce l'appoggio, recupera dal Sorbo e subisce il fallo di Ruiu. Peccato, era un buon contropiede. Sì,
abbiamo detto anche nel primo quarto, Crema corre meglio transizione offensiva, bisogna difendere, chiaramente andare al rimbalzo, con Ferraro seduto che a quanto pare avrà difficoltà a rientrare, hai solo due mezzi lunghi e bisogna centellinare anche gli aiuti, va bene così. Rimessi di Paolin che trova Poggi, ancora Paolin chiuso in angolo, lo scarico per Del Sorbo, bel pallone adesso per Daniello, conclusione piazzata e sono altri tre punti, ottima azione offensiva di Crema. Baldini, Vecerina. Vecerina chiuso, lo scarico per Bossola, quindi Baldini, fallisce il tiro Baldini, recupero di De Bettin, arrabbiato Salieri che voleva questo rimbalzo. Pallone sporcato ma recuperato ancora da Baldini, Baldini, bella entrata ma non trova il canestro, è Del Sorbo a uscire vincitore con la palla. Peroni. Quindi Paolin, Poggi, Del Sorbo, ancora Peroni, ancora Paolin, Vecerina su di lui, Paolin si gira, cerca il passo in croce, non lo trova, difende bene Benareggio in questa occasione, De Bettin, c'è il fallo di Peroni. Esce Paolin, abbastanza stanco, entra Molteni. Crema che ha acquisito un buon vantaggio, più 13 quando mancano 3 minuti e 45 al termine del quarto. Subito Molteni aggressivo su De Bettin, stessa cosa Poggi, un po' troppo aggressivo però. Commette fallo Poggi, è il suo terzo fallo, brutta notizia in casa cremasca. Viene subito avvicendato il lungo in maglia numero 9, rientra Manti. De Bettin, pallone scaricato in angolo per la conclusione di Baldini fallita, rimbalzo che grazie ad Amante arriva Del Sorbo e Peroni adesso funge da playmaker, Daniello, Del Sorbo, pallone sotto per il taglio di Molteni, fallito l'appoggio ma ancora Amanti, secondo tap-in consecutivo per Eugenio Amanti e c'è la time out di Bernareggio sotto di 15 punti, coach Cardani decide che qualcosa deve cambiare, in questo momento Crema ha preso un vantaggio decisamente rassicurante, dalla 30 a 36 siamo arrivati 57 a 42, 27 punti a 6, cosa può cambiare Cardani nell'incontro? Beh, adesso la differenza in questo momento lo sta facendo l'intensità difensiva di Crema, abbiamo ancora concesso qualche tiro aperto purtroppo però non è entrato, la differenza è qua, però la partita è apertissima, le percentuali del primo quarto ci devono far preoccupare molto, certo se riusciamo a tenere questa intensità difensiva al momento andiamo bene, in attacco cose o contropiede primario o giochi ragionati, stiamo leggendo bene la loro difesa. Vediamo. De Bettin che porta palla, 3 minuti e 10 al termine del quarto. Pallone sotto per Bossola, Bossola subisce il fallo di Daniello,
Abbastanza incredulo, Daniello. Antisportivo. Fischiato l'antisportivo. Beh, certo, un'azione da tiro libero e palla ancora in mano. È proprio ciò che speri succeda quando sei sotto di 15. Sì, non lo so, io esattamente non so come sia l'interpretazione. A me è sembrato un fallo assolutamente non cattivo. Poi ribadisco, non giudico mai quello che fanno gli arbitri, se diciamo non so. Che Daniello, dopo aver abboccato la finta di Bossola, a quel punto non può volare, da qualche parte ricade. Eh sì, credo anch'io, comunque vabbè. Nuovamente Bernareggio in attacco, quindi pallone scambiato tra Ruiu e De Bettin. De Bettin trova ancora Ruiu, che non trova però l'appoggio. Era entrato bene il centro in maglia rossa. Bel pallone per Amanti, sesto punto consecutivo per Eugenio Amanti, dominante in questo momento sotto i tabelloni. Pallone perso banalmente da Bernareggio in frazione di campo. Ho detto perso banalmente, ma ovviamente c'è anche la difesa di Crema. Sì, c'è soprattutto la difesa. Abbiamo visto il pick and roll. L'impressione che Del Sorbo d'altronde ha anni di esperienza, abbia capito che Amanti preferisce sul pick and roll palloni lenti schiacciati a terra. Viene dati due, uno più bello dell'altro. Zona di Bernareggio, pallone sotto ancora per Amanti, che non trova il canestro. Deve ovviamente evitare le lunghe braccia di lunghe braccia di D'Ambrosio, mentre qui Bernareggio fallisce. Peroni adesso sulla palla. Zona 1-2-2, che diventa dispari al primo passaggio. Peccato, si era liberato bene Amanti sotto canestro. Stavolta non sono riusciti né lui né Molteni ad appoggiare un pallone abbastanza comodo. Qui si incune in area ma non trova il canestro Bortolani, pallone che è recuperato da Del Sorbo. Adesso Molteni, Daniello evita De Bettin, preferisce ragionare. Amanti, Del Sorbo, Molteni, c'è il fallo commesso da Bossola. Primo fallo di Davide Bossola. Bene, via, bene, dai. Molteni che porta palla, scambia con Peroni, sotto per Amanti, quindi Peroni va al ferro, Peroni appoggia con la mano sinistra, piccolo frame da fare vedere ai ragazzini che vogliono imparare a giocare a basket, questa entrata, cambio di mano e appoggio di là dal ferro per evitare la stoppata. Sì, bellissimo, anche perché c'era stato un ottimo movimento di giro dell'attacco che aveva totalmente aperto l'area, bravissimo. Peroni sta facendo una super partita. Sfortunato qui Crema, un rimbalzo sul tabellone che butta la palla sulle gambe di Molteni. Era una palla che stava arrivando docilmente tra le braccia della difesa cremasca. Sarà invece rimessa per la Lissone Interni Bernareggio. De Bettin, Ruiu, bella difesa di Daniello che stoppa il passaggio di Restelli. Pallone per Bossola, Bossola chiuso, si libera, conclusione forzatissima che non trova il canestro ma il ferro, quello che ci voleva all'ultimo secondo.
Non trova però il tappeto vincente Restelli, adesso Molteni in attacco, Peroni, pallone ancora per Molteni, lo scarico fuori a Daniello, conclusione da tre di Daniello fallita, Molteni prende il rimbalzo e subisce fallo. Ottima azione offensiva di Molteni, è riuscito ad evitare il taglio, a prendere il rimbalzo. 6 secondi e 7 decimi per trovare una conclusione per Crema. Palla per Amanti, Amanti non trova il canestro, deve tirare Molteni. Daniello, l'ultimo appoggio che non va e finisce 61-43. Ottimo terzo quarto dalla pallacanestro Crema. Ultimi 10 minuti di partita, la pallacremonese riprende con la zona Bernareggio. Bernareggio che si è però fermato in attacco con una super difesa di Crema, che nel terzo quarto veramente alzato al massimo l'intensità. Da Molteni a Peroni, 5 secondi, ma perde palla però Peroni, bel recupero da parte di Baldini. Baldini che sprinta verso il canestro, li chiude la strada Peroni, conclusione da tre fallita di Bossola, il rimbalzo di Peroni, poi è Poggi a uscire con la palla, Poggi che attende lo stesso Peroni. Ancora Molteni, quindi Daniello, bel pallone per Poggi che però fallisce l'appoggio, l'ultimo tocco di Bossola. Quindi palla che sarà ancora per Crema. Bella rimessa, la stoppata fallosa però per gli arbitri di Restelli. Il primo tiro libero di Andrea Daniello. La segno anche il secondo e siamo a più 20. Il fallo di Molteni. Diciamo, nel basket può succedere di tutto, però adesso avanti di più 20 a 9 minuti dal termine, diciamo che Crema può un attimino cominciare a gestire la partita. Allora, la partita ovviamente a 9 minuti dalla fine è tutta da giocare, però si può cominciare a rallentare un po' il ritmo, loro sono a zona, si può tirare tra i 18 e i 20 secondi e vedere, però bisogna comunque continuare a difendere, questo è sicuro. E Bettin, pallone per Ruiu, Poggi su di lui, gli chiude lo spazio, Bossola non trova il passaggio per lo stesso Ruiu, De Bettin tira da tre, trova tre punti importanti per Bernareggio in questo momento. Daniello, pallone che arriva a Molteni, dal sorbo. Pallone che doveva raggiungere Poggi, c'è l'intervento difensivo di Restelli, pallone che è comunque ancora per i Leoni Cremaschi. Daniello, Molteni, Molteni trova la strada per il canestro, ma c'è il fallo di Ruiu. Daniello scambia con Peroni,
fa vedere Del Sorbo, ma non può ricevere il pallone che esce. 6 secondi per Crema dopo la rimessa per trovare una conclusione. È Daniello che se ne occupa, ma c'è la stoppata di Ruiu. Identica situazione di prima, ma 4 secondi per tirare. Va alla conclusione Molteni, la fallisce lo stesso Molteni, prende il rimbalzo, fallito anche stavolta però. C'è il contropiede, tentato a De Bettin, nuova conclusione da 3, fallita. Rimbalzo dello stesso De Bettin che riesce a servire Restelli. Ancora De Bettin contro Del Sorbo. Va alla conclusione da 3, Ruiu, la fallisce. C'è il fallo di Molteni che stava cercando di impedire la corsa a canestro di Restelli. Qualche attimo di sosta, si asciuga il parquet. Sette minuti e 41 al termine, partita che non accenna a calare di intensità nonostante il divario tra le due formazioni in questo momento sia diventato consistente. Sì, però ribadisco quello che ho detto prima, in 9 minuti nella pallacanestro abbiamo visto, dobbiamo assolutamente andare avanti a giocare e non pensare che sia finito niente, non è finito assolutamente niente. Fallito il tiro di Bossola, brutto il passaggio di uscita da parte di Restelli, infrazione di campo, Crema che riconquista la palla, esce Molteni, rientra Paolin. Palla per Poggi, ancora Paolin, quindi Poggi, Daniello, Paolin. Conclusione da 3 di Paolin, fallita, c'è il fallo. Fallo di Bossola che ha probabilmente spinto a rimbalzo Poggi. Duello tra i due numeri 9. Fallo giurate di Baldini. La rimessa che premia ancora Poggi. Poggi sfugge a Ruiu e trova due punti. De Bettin, palla per Bossola. Passaggio forzato di Bossola. Sembra che stia un po' mollando Bernareggio. No, il discorso che su questo raddoppio, sul primo passaggio, alcuni giocatori di Bergamo riescono a uscire bene, altri fanno fatica. Questo è il terzo pallone sparato in emergenza a metà campo. E dal giocatore probabilmente più esperto della formazione, Bossolo. Sì, però se non ti aspetti l'aiuto da dietro, poi se sei fuori equilibrio non puoi fare che quello. Bene, per cui è effettuato bene quel raddoppio. Paolina. Allora palla, cede a Daniello, esce Del Sorbo, riceve Peroni. Ancora Daniello, Daniello trova Del Sorbo, Del Sorbo si incunea verso canestro, palla per Poggi, Poggi viene stoppato, pallone recuperato da Bossola, Poggi li frana addosso in precario equilibrio. Siamo a 4 falli per Poggi, se ne avvede la panchina cremasca, rientra in cambio amanti, in campo amanti. Lo sprint di De Bettin, bello l'appoggio per Bossola e buon canestro per Bernareggio.
45 Crema, 48 Riccioni Interni Bennareggio. Peroni fa trascorrere qualche secondo, mancano 10 per tirare, trova una gran conclusione da 3 Peroni. Azione molto ben gestita dal numero 4 in maglia rosa nero. Vecerina, conclusione fallita, il rimbalzo lungo conquistato da Daniello. Adesso Bennareggio deve naturalmente affrettare i tempi delle proprie azioni offensive, cosa non facilissima. Paulin chiama sé Amanti, lo sfrutta per il blocco. Daniello del Sorbo, vincione vincente allo scadere dei 24, esulta dal Sorbo come se Crema avesse già vinto. Non è così, certo, 23 punti di vantaggio a metà dell'ultimo quarto, fanno ben sperare. Vecerina non trova il rimbalzo, trova la rimessa. Rimessa dal fondo, lo stesso Vecerina a batterla per Baldini, 2 punti per lui. Si rammarica con se stesso Daniello, arrivato in ritardo a coprire il tiro del numero 28 in maglia rossa. Daniello a spazio, bossola davanti a lui, Del Sorbo. Del Sorbo recupera un pallone problematico, conclusione fallita. Amanti sotto canestro, riesce ad uscire. Pallone per Daniello, bella virata e gran canestro di Andrea Daniello. Interpretazione magistrale della nuova interpretazione sui passi. Oh no, grandissima giocata, dicevo prima, lui ha questa, io vedo anche in allenamento, ha questa capacità di leggere quello che farà il difensore, che è davvero notevolissimo. Buon canestro di Baldini, sale a quota 52 Bennareggio. Daniello, Del Sorbo, Paulin, il blocco di Amanti, Paulin va alla conclusione da 2, la trova. Nuovamente più 23. Beh, il pallone rubato ancora da Daniello e c'è un fallo tecnico. Fallo tecnico fischiato a De Bettin. Un po' un peccato, erano 2 punti sicuri. Sì, sto pensando, quando ci sarà da scegliere l'MVP sarà veramente un bel problema, perché Peroni ha fatto una partita di una personalità clamorosa. Daniello bene, Del Sorbo bene, Paulin bene, secondo me bene tutti, però diciamo che i quattro esterni hanno fatto davvero molto 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 bene. Non solo gli esterni, potrei suggerirti che Amanti ha fatto 6 punti in 2 minuti nel momento in cui Crema ha strappato e fatto il break. Sì, beh, Amanti solo per il fatto che è un mese e mezzo che è in campo da solo, perché adesso Poggi è da pochissimo che è rientrato e certo non ci voleva il discorso di Ferraro, speriamo sia solo una contusione. Amanti bisogna dargli il premio onore, ma a prescindere. La rimessa su Molteni. Daniello deve liberarsi faticosamente al pallone, ha capito tutto Del Sorbo, lo va a recuperare. E gran stoppata su Poggi da parte di Restelli. Peccato, aveva giocato bene Crema, ma un grande intervento difensivo di Restelli che poi va a fallire la conclusione da 3. Lo stesso Poggi che recupera il rimbalzo. Del Sorbo, Molteni, fallo in attacco. Fallo in attacco fischiato a Crema, è il quinto fallo di Poggi. E deve rientrare Amanti per questi ultimi 3 minuti e 13 secondi.
La rimessa su De Bettin. Paolina a ringhiare su di lui come se si fosse ancora il primo minuto di gara. De Bettin scarica il pallone a Ruiu che trova due punti. Molteni, Vecerina su di lui, ancora Molteni, Amanti dal sorbo, bel pallone sotto per Paolin, arriva l'aiuto difensivo di Ruiu a disturbare Paolin. Baldini cerca la conclusione, non la trova. C'è il fallo su del sorbo. Segno del sorbo. Palletto secondo tiro libero. Vecerina. Ruiu da tre, non trova i tre punti, un po' sfortunato, quel pallone perso banalmente. Ha visto in ritardo Paolino lo scarico di Daniello. Sta per rientrare Ciaramella. Vecerina, pallone buttato alle stelle, non lo può prendere Ruiu. Fuori del sorbo, dentro Ciaramella, gli applausi per il capitano. Ottima partita per lui anche oggi. Fallo su Ciaramella. Ciaramella che può andare in lunetta e scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Però il primo tentativo. Fallisce anche il secondo purtroppo. Daniele Ciaramella, Vecerina. Ruiu, il pallone per Baldini che poi lo scarica i compagni. Vecerina può tirare da tre, liberissimo. Amanti recupera il rimbalzo. Ancora Paolin contro Baldini. Baldini gli sporca il pallone, Paolin lo recupera. Lo recupera, ma probabilmente con il piede è toccato la riga. Ultimi 100 secondi, ma ancora non si può riprendere. C'è il parquet sporco vicino al pitturato difeso da Crema. Un minuto e 40 più 23, possiamo cominciare a commentare in generale questo incontro, Mario. Sì, titoli di coda come dicono quelli veri. Direi benissimo Bernareso fino a quando Crema non ha alzato l'intensità difensiva, poi la partita è cambiata. Crema molto bene, proprio molto bene. Bernareso è comunque una buona squadra, bisognerà vedere. Stasera direi praticamente solo cose positive per Crema, a parte ovviamente quello che speriamo non essere un infortunio di Ferraro. Ancora Crema in attacco, da Amanti a Daniello, quindi Molteni, conclusione fallita, rimbalzo conturato da Amanti, il pallone però gli scivola sul piede.
Quindi pallone ancora per Bernareggio, i rossi avanti quando manca un minuto al termine. Baldini a manovrare la palla, non trova il canestro, Paolini evita l'intervento di Ruiu, corre ancora D'Agnello, il rimbalzo di Ciaramella che però non riesce a trovare il canestro, conclusione da tre fallita, ma ancora Manti conquista il rimbalzo e fallo. Non è andata la conclusione da tre di Molteni. Sarà ancora Manti in lunetta. Primo tiro libero quando mancano 39 secondi al termine dell'incontro, a segno Amanti. Stavo pensando che la giocata più bella della partita, credo quella in contropiede in campo aperto di Molteni, con la finta di passaggio che ha mandato al bar due giocatori e lo scarico in angolo per la tripla di Del Sorbo. Cioè, come intelligenza e sagacia, credo sia stata la giocata più bella della partita. Sì, direi che, mentre vediamo il canestro da tre di De Bettina, direi che ci può stare. Faccio fatica adesso a ricordarmele tutte, comunque buone giocate di Crema, grande intensità difensiva e ottimi contropiedi sui palloni rubati, qui il pallone per Crema. Si lamentano i giocatori di Bernareggio, dicono a Ciaramella l'hai toccata tu, lui dice di no. Rimessa per Molteni, Paolina, 5 secondi, conclusione da 10 metri di Molteni che non va, il rimbalzo era ancora Diamanti, finisce qui, Crema 78, li sono interni Bernareggio 60, comincia bene la truppa di Coach Salieri, conquista i primi due punti in palio nella stagione, noi ci sentiamo per le interviste. Andrea D'Agnello, allora buona la prima, una Bernareggio che vi ha fatto faticare nel primo tempo, poi nel secondo tempo avete decisamente alzato il ritmo in difesa. Sì, all'inizio non è stato facile, abbiamo subito molto il loro tiro da tre punti, la loro percentuale elevatissima, quasi l'80%, però siamo stati bravi a restare lì con la testa, concentrati, a lavorare come abbiamo fatto per questi 45 giorni e alla fine il risultato ci ha dato ragione. Ecco, qual è stata la, diciamo, la mossa, il momento in cui avete cambiato marcia? Il momento in cui la partita è cambiata secondo te? Secondo me assolutamente è l'inizio del terzo quarto dove siamo stati in grado di chiuderci in difesa, le loro percentuali dall'arco sono calate. E abbiamo avuto il break che ci ha consentito di portare avanti la partita, diciamo in scioltezza perché non è mai facile, però devo dire che secondo me il terzo quarto è stato il quarto chiave, con penso loro abbiano segnato solo 5 punti contro i 39 segnati nei primi due, quindi è stato fondamentale. Coach Salieri soddisfattissimo dell'esordio vincente dei suoi? Sì, sono molto contento, abbiamo fatto una partita importante, in crescendo, come l'avevamo anche preparata. Sapevamo di Bernareggio, che è una squadra talentuosa, e infatti hanno fatto una grande prima parte, precisi nel tiro da tre punti, e però diciamo che alla lunga l'intensità della nostra difesa ci ha dato frutti e abbiamo incanalato la partita come volevamo. Sono contento anche per come abbiamo giocato, che come esordio è importante. 40 minuti veramente correndo pancia a terra, ritmi altissimi, una squadra che ovvia al deficit di centimetri veramente recuperando pallone e difendendo la grande. Sì, deve essere per forza di cose il nostro manuale di sopravvivenza, perché abbiamo gestito anche
la partita in maniera giusta, a parte gli ultimi minuti che c'è stato così qualche individualismo di troppo. Sul più 23 capita. Sì, però dobbiamo crescere sotto tutti gli aspetti. Questa è una squadra di ragazzi che deve avere prospettiva e perciò bisogna che ogni momento lo sfruttino in campo per migliorare. Però sono complessivamente della squadra, sono contento ed è anche una soddisfazione per il lavoro fatto sia dagli assistenti ma soprattutto dal preparatore che veramente ha fatto un grande lavoro, ha messo la squadra in gamba proprio. Perfetto, possiamo chiudere qui dal Palacremonese, ringraziamo Stefano Salieri, grazie a voi per averci seguito, buona continuazione con i programmi di Lodi Crema TV.